C'è un vecchio detto che recita: il sole bacia i belli, ma potremmo aggiungere che, oltre i belli, il sole bacia anche il buono. Ed il buono è l'uva vespaiola, protagonista in piazza a Breganze in occasione della spremitura 2011. Dopo giorni di pioggia e nebbia, un magnifico sole invernale ed un cielo nitido hanno permesso di godere della tradizionale festa che ha reso merito alla prima del Torcolato. Il passito dell'annata 2010 nasce dunque sotto i migliori auspici, non solo perché baciato dal sole, in un periodo segnato dal brutto tempo, ma anche perché è il frutto di una vendemmia meravigliosa che ha regalato grandi soddisfazioni ai viticoltori della DOC Breganze. Mai come quest'anno, dunque, si potrà dire che il Torcolato, con il suo colore giallo dorato intenso, esprime i riflessi ed il calore del sole in bottiglia. È un prodotto unico e pregiato, inconfondibile all'aspetto visivo, come a quello olfattivo e gustativo, caratterizzato dai profumi di miele, di fiori, di frutta matura e secca e, a volte, da qualche sentore speziato. Un'occasione per assaggiare il dolcissimo mosto ottenuto dai grappoli di uva vespaiola che, una volta vendemmiati ad ottobre, sono stati messi ad essiccare nei granai per mesi, fino al momento della spremitura. I festeggiamenti sono iniziati con la sfilata dei componenti della magnifica fraglia, seguita dalla nomina di 5 nuovi fragliati selezionati tra i nuovi produttori di Torcolato e personaggi di primo piano del panorama enogastronomico. Un bel momento è stata la vendita benefica di alcune bottiglie della prima del Torcolato Vendemmia 2008. Infatti la cifra raccolta grazie alla generosità dei presenti andrà a beneficio della scuola media Calderari di Vicenza, pesantemente segnata dall'alluvione del novembre scorso. Un prodotto che non è solo un ottimo vino, ma anche una importantissima occasione di promozione territoriale, come ha ricordato al nostro microfono il vicepresidente della provincia di Vicenza, Dino Secco. La provincia di Vicenza in questi due giorni ha festeggiato due ori gialli. Ieri ha festeggiato l'oro giallo dei metalli, oggi festeggia l'oro giallo del vino. Sono due eccellenze nella nostra provincia e sono sicuro che il trionfo che avranno sarà di buon auspicio per un progredire della nostra economia in tutto il territorio vicentino. Si è tenuta inoltre la premiazione del concorso Realizza l'etichetta della prima del Torcolato Vendemmia 2010, che è stato vinto da Carlo Martini. Si è svolto infine il momento della spremitura, con la torchiatura delle uve portate dai contadini e l'assaggio da parte di tutti i presenti del dolcissimo mosto. Una giornata vissuta dalle oltre 2000 persone presenti come una festa, ma anche con la consapevolezza che un grande lavoro porta ad un grande prodotto. Will you still meet me on the sunny